No, vabbè. Si accomodi. Allora, scusate, siamo in onda. La trasmissione. Ho detto avanti. Ho detto avanti. La trasmissione Il Poeta, questo sconosciuto, puntata speciale dedicata alla poesia e a un suo interprete che adesso vi presenterò. Il poeta si chiama. Non si legge. Si accomodi. No, no, no. E purtroppo non si legge il suo nome. Quindi... Buonasera, signor Conte, buonasera. No, io sono Barone. Allora, buonasera. Io sono un poeta della Bat Generation. Della Bit. Ah, no, che fa? Se ne va. Bat. No. C'è... Signor poeta, mi faccia... Dobbiamo... Buongiorno signor Marchese! Barone! Allora, cominciamo. Si segga e stia fermo. Vedo che ha portato un libretto. Ho portato un libretto. Queste sono le sue ultime poesie sulla Allora lei. Generation! Mi chiamo! Come si chiama? Così lo scriviamo. Mi chiamo Giovanni Pascolo. Giovanni Pascolo, un pascolo solo. E che modesto, lei è uno. Io scrivo Giovanni Pascolo, puntata pilota. Questa è la poeta. Lei è un poeta, vive. Si calmi. Lei deve capire che siamo in radio, siamo in televisione. La prima puntata di una trasmissione è chiamata pilota. Questa è una puntata pilota. Senta, sì, signor Marchese, io... Ho detto barone, la ringrazio per la sua generosità, ma ancora mi hanno lasciato barone. Dunque, questa raccolta di poesie... Piccola poesia. Si chiama O porcellina, storna. Ed è una raccolta di poesie... Racconta. Chi è tornato? Di poesie interiori di questo poeta Giovanni Pascolo. Che sarebbe lei? Allora, io vorrei leggere la prima poesia. Lei vuole leggere la prima poesia. Devo dire. Va bene, Giovanni. Pascolo. Prego, il microfono è tutto suo. Dov'è il microfono? Il microfono non si può, è incorporato. È incorporato perché esatto. Prendiamo una pagina. Siamo già nel futuro. Una pagina a caso. Ma è mito il diverso, non sa già. La poesia si chiama La stazione. Poesia. La stazione. Vabbè. Ho visto una fanciulla alla stazione. Aveva una camicetta ed un maglione. Dimmi, fanciulla bionda e bella, ma che cosa porti sotto la gonnella? Ma che schifo di poesia! Ma queste poesie sono... Vuoi sentire un altro? Ma come? No, per favore! Signor Giovanni, io non voglio offendere! Mi perdoni, questa è una trasmissione seria, quindi la prego di fare una cosa seria, cosa con uno stile, una sua misura. No, è interiore. Allora, una bella poesia. La bicicletta. Ho visto una bicicletta con una fanciulla eretta che portava un maglione e una camicetta. Di nuovo? Ma quella di prima? Quella di prima, la stazione! L'incipit, ma la faccia tutta! Scrive incipit, si legge in inglese incipit. Sì. È l'incipit. Allora, quella era la stazione!
funziona, questa è la bicicletta. E quella cominciava? Oh, oh, oh. Ho visto una fanciulla in bicicletta. Portava un maglione e una camicetta. Dimmi, fanciulla bionda e bella, ma cosa porti sotto la gonnella? Lei è un maniaco sessuale e oltretutto non è un poeta. Queste sono porcherie, queste non sono poesie degne al nostro pubblico. No, 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 basta, basta. Si accomodi, no, no, per favore. Visto che insiste... No, 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 guardi, non insiste. No, 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 io chiedo, chiedo al pubblico... Le faccio la poesia. Chiedo al pubblico. Le faccio la poesia. La poesia. Allora, se però vuole una poesia seria. No, 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 una poesia, no, poesia seria. Raccomando, per rispetto ai nostri... No, 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 se ai nostri ascoltatori. La poesia sera. E non lo so, però. No, no, se no le faccio la canzoncina. No! No, 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 la canzoncina no. No, 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 no. Napoletano. No, 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 la prego, la poesia, la poesia, la poesia, la poesia. Ecco, scegliamo a caso, a caso. L'ospedale. L'ospedale, vabbè. Allora, oh, oh, oh. Ho vinto una fanciulla all'ospedale. Ancora! Questo è l'ospedale! Questo è l'ospedale! Portava una maglietta ed un guanciale. Dimmi, fanciulla bionda e bella! Tutto valido! Cosa porti sotto la gonnella? E la deve finire, se ne deve andare! Se ne deve... se ne va o chiude la trasmissione. Basta! Quella non è una poesia, c'ho quella... È una poesia vera! Se ne va! Se ne va! Se ne vada! Lei non capisce! Lei non è un poeta! Lei è un usurpatore del titolo! Contadino! Io sono un barone, lei è un... Contadino!